Bene, in questa puntata natalizia non possono mancare le tradizioni culinarie, quello che si mette a tavola sia a Reggio Calabria e non solo. E tra questa tradizione non può mancare sicuramente lo stocco. E noi lo facciamo parlando con un'azienda leader nel settore e con chi, con i nostri fornelli di piacere e sapori, ce lo cucinerà in diretta. Bene, andiamo a conoscere il titolare dell'azienda e chi ci parlerà dello stocco. Come mai questa tradizione dello stocco che non può mancare sulle tavole di tutti i reggini e non solo? Diciamo che lo stocco è un prodotto principe del nostro territorio, specialmente provincia di Reggio Calabria e Messina. È tradizione tutto l'anno, però nel periodo di Natale c'è, diciamo, il boom di questo prodotto, perché è un prodotto che serve da aggregazione. Infatti si fanno anche delle cene a tema di stocco, perché è un prodotto che unisce, e quindi è bello da cucinare, specialmente nel periodo natalizio. Ma le proprietà, prima di passare alle ricette. Le proprietà sono delle proprietà nutrizionali importanti, perché comunque è una fonte ricca di proteine, acidi grassi omega 3, quindi comunque non ha dei grassi nocivi, è indicato per le diete, è fonte di sali minerali, ha delle proprietà nutrizionali molto, molto importanti come prodotto. Infatti c'è, il mercato è esploso per quanto riguarda lo stoccafisso, il baccalà, perché è stato molto pubblicizzato dagli chef di tutto il mondo e quindi è stato molto valorizzato. Bene, e in diretta ci farà vedere una ricetta con i nostri fornelli di piacere e sapori. Cosa andremo a realizzare e con quale parte dello stocco? Guarda, facciamo una ricetta molto semplice, perché lo stocco è un prodotto molto versatile, quindi si presta migliaia di ricette. Facciamo una cosa semplice, uno stocco arrostito con salmorillo e poi magari dei peperoni arrostiti, molto molto, diciamo, molto veloce. Sì, molto veloce. Bene, e poi non dobbiamo dimenticare di dare anche qualche altra ricetta, anche una in particolare che solitamente si fa proprio nel periodo natalizio. Mettiamoci subito all'opera. Bene, dovete sapere, amici telespettatori, che per la prima volta i nostri fornelli di piacere e sapori entrano in un'azienda commerciale, in un'attività commerciale, quindi stiamo cucinando in diretta con il nostro titolare, con Tonino, che ci farà vedere questa ricetta molto sbrigativa, molto versatile, visto anche dove ci troviamo. Quindi partiamo subito, abbiamo fatto riscaldare un po' la nostra bistecchiera. La mandiamo, diciamo, a temperatura in modo che sia bella calda. Dopodiché prendiamo questo bel pezzo di stocco, di filetto, e lo adagiamo sulla griglia dalla parte della pelle, in modo che si va riscaldando e non si attacca. Quindi così, e lo lasciamo andare in modo che prenda un bel calore e si cucina a puntino. Quindi il trucco per cominciare è di mettere lo stocco dalla parte della pelle, perché così non si attacca. Sì. Poi, se vogliamo anche fare una piccola accortezza, mettiamo un po' di olio sulla griglia in modo da ungerla un pochino,
in modo da facilitare la cottura del pesce. Bene, quindi abbiamo adoperato la parte del filetto. La possono anche tranquillamente mangiare i bambini, questo? Sì, questo è un prodotto veramente top. Il top. E sicuramente noi ci troviamo sempre al punto giusto con le persone al top. E quindi si sta cucinando. Nel frattempo poi cosa dobbiamo... Allora, diciamo, per guarnire... E fare una cosa più sfiziosa, abbiamo arrostito dei peperoni, abbiamo fatto dei peperoni grigliati che andremo poi a sfilettare e aggiungere allo stocco che andremo a sfaldare, del succo di limone e a piacere anche dei pomodorini di Pachino che sono, diciamo, si sposano bene con questa ricetta. E poi abbiamo preparato il salmorio. Abbiamo fatto un salmorio preparato con olio e prezzemolo, aglio e l'origano non lo mettiamo perché col pesce l'origano non ci va molto, quindi questo è un salmorio più che altro dedicato al pesce. Quindi questa è un'altra, sì, un'altra idea che ci dà il nostro Tonino, che non dobbiamo adoperare l'origano perché va a guastare un po' il gusto aromatico del pesce. Un po' più con la carne l'origano. E poi diciamo che useremo una chicca, che è quella di aggiungere un goccino di olio al bergamotto, proprio per dare un'idea di regginità di questo piatto. Sicuramente il bergamotto è il principe agrume della nostra città di Reggio Calabria, perché il bergamotto è di Reggio Calabria e non può mancare il buon olio al bergamotto per dare giusto quel gusto particolare. Sì, sì, e dare proprio il carattere della nostra terra che si contraddistingue con questi prodotti del territorio. Beh, nel frattempo sentiamo anche il profumo. Lo dico sempre che quando io mi trovo a fare delle ricette, a rendere partecipi i nostri amici telespettatori di delle ricette culinarie, non riusciamo ancora con le nostre telecamere a trasmettere i profumi che si emanano, perché vi posso assicurare che dà veramente quel profumo, quel sapore di casa, diciamo, di quando si cucina, si sta in famiglia, riunione familiare. E qual è il Natale? Il Natale penso che è la festa per eccellenza, dove ci si riunisce dopo anche questo periodo che finalmente è andato via, questo periodo pandemico dove ci ha un po' allontanato, non ci ha fatto più sentire in famiglia. Adesso si ricomincia e si ricomincia alla grande, quindi diamo spazio alle ricette, alle nostre tradizioni, e lo stiamo facendo veramente con chi è un leader nel settore. Bene, ed ecco il nostro stocco bello grigliato da entrambi le parti, e adesso manca solo da andare a impiattarlo mettendo i nostri peperoni arrostiti e il nostro salmorio. Sì, adesso in pratica, una volta ultimata la cottura, si andrà un po' a sgranare lo stoccafisso. Sfilettandolo, diciamo sfilettare, è più indicato dire sfogliare, perché è un prodotto che è come se si sfoglia, e lo andiamo a guarnire, come abbiamo detto, con i peperoni, col sale, importante perché deve essere salato a dovere perché ha bisogno del suo sale, il salmorio e poi a piacere del limone, succo di limone, i pomodorini tagliati a pezzi, le patate lesse mischiate, si può fare quello che si vuole. Bene, noi abbiamo un pochino stuzzicato i nostri amici telespettatori che basta poco, comprando un filetto di stocco, la parte proprio più tenera da poter fare anche se ci sono bambini, ma da poter fare anche una transizione diversa, una ricetta diversa, arrostito velocemente con con i peperoni, con il salmorio, con del limone, fate veramente una bella figura. Però come tradizione dello stocco ci sono altre ricette che sono tipiche proprio della vigilia di Natale. Allora, la vigilia di Natale si fa lo stocco alla ghiotta, che è famosissimo. Come si fa? Ci sono diverse varianti, quella, diciamo, proprio della tradizione dei nonni che ricordo io. Si faceva lo stocco con un piccolo pomodorino, non andava fatto non rosso. Rosso, sì, rosé, proprio bianco quasi, e poi con del cavolfiore stufato lì dentro. Questa era proprio la ricetta dei nonni. Poi si è evoluta nel tempo in tante altre varianti. Non mancano le olive anche da dentro? Le olive, i capperi,
Tutte queste sfiziosità, diciamo, che portano il piatto a un risultato ancora più ricco, ancora più vario. E che caratterizzano la nostra città con i nostri bei profumi e sapori. E poi abbiamo anche, non può mancare, il baccalà. Sì, il baccalà, diciamo che è sempre la stessa famiglia del merluzzo, però a differenza... Eccolo qua che lo andiamo subito a far vedere. A differenza... è un prodotto che viene dissalato. All'origine è il pesce aperto e viene salato, mentre lo stoccafisso, come puoi vedere qui, se lo vogliamo vedere, viene appeso e essiccato. Il baccalà invece viene pescato fresco, aperto e messo sotto sale, e poi una volta, per poterlo, diciamo, dare ai clienti, viene dissalato, mentre lo stocco viene lavorato con dei cicli d'acqua fredda. Sono due lavorazioni differenti. Il baccalà come si presta? Che ricette abbiamo della tradizione natalizia? Il baccalà si può fare, diciamo, la ricetta principe è quello fritto, perché è proprio quello che a Natale si fa, il baccalà fritto, poi con delle varianti che sono i peperoni fritti, perché col baccalà va tutto fritto. Ma Tonino, ecco, io vorrei capire una cosa, e magari aiutiamo anche a chi ci sta seguendo da casa: per fare una buona frittura del baccalà, quali trucchi ci sono? Perché delle volte rimane un po' molliccio, da cosa dipende? Allora, la prima cosa, si deve asciugare, si deve tamponare per bene in modo che risulti asciutto, altrimenti tende ad appiccicarsi e tende a fare a scoppiettare l'olio, che è anche pericoloso fra le altre cose. Quindi che cosa si fa? Si dovrebbe infarinare, anche con della farina di semola va bene, se si vuole fare un po' più croccante. Dopodiché il trucco è questo: si deve mettere un filo d'olio, non deve navigare nell'olio, un filino d'olio, e si porta, diciamo, a temperatura, e si fa fare la crosticina prima da un lato e poi da un altro, in modo che così non tende a sfaldarsi. Ovviamente un filo d'olio non intendo solo ungere, mettere un filino d'olio, mentre l'errore che fanno in molti è di aggiungere troppo olio. Pensando di fare bene, invece sbagliamo tutti. Se poi invece lo vogliamo fare in pastella è un altro discorso, si deve proprio prendere, diciamo, l'olio e tuffarlo lì dentro a mo' di crispella, diciamo. E che quella è un'altra panatura? Sì, quella è fatta con, diciamo, la pastella. La pastella, acqua e farina. Sì, acqua e farina, è diverso. Beh, come avete potuto notare, il nostro Tonino non è solo addetto alla vendita, ma sa anche le ricette e lo sa anche veramente cucinare. Però ora facciamo vedere qualche altra ricetta. Sì. Non la facciamo vedere proprio cucinata, però diamo un'idea di come si può fare. Sì. Bene, ed ecco arrivata il prodotto per una nuova ricetta. Che cosa abbiamo portato, Tonino, per far vedere ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa? Allora, questa è una leccornia, è una cosa molto particolare, non è adatta a tutti perché, come ho detto, è un gusto particolare, però il vero intenditore dello stocco adorerà questo piatto. Queste sono delle ventricelle ripiene, fatte di involtini. La ventricella non è altro che il diaframma dello stoccafisso. All'interno, quando viene eviscerato, vengono tolte tutte le interiore, rimane attaccata alla spina dorsale questa sacca, che sarebbe il diaframma proprio del pesce. Di solito questa prima veniva proprio buttata, era uno scarto, però vuoi per necessità, vuoi per mancanza di cibo, si sono inventati di adoperare anche questo scarto. E allora, che cosa si può fare in tanti modi, però fatta così è proprio una leccornia. In pratica viene pulita la ventricella, perché ha delle ossicina, un po' di sporcizia, quindi viene pulita e diventa una specie di lenzuolino bianco. Lì sopra poi viene adagiato una farcia che noi prepariamo con mollica, formaggio a pasta dura tipo grana, questi formaggi qua, poi uno può mettere quello che vuole, il pecorino, fantasia. Sì. E poi mettiamo l'olio, olio di oliva ovviamente, e poi mettiamo i capperi, i pomodorini tagliati a pezzi e le olivette tagliate a pezzi, ed esce, diciamo, una farcia molto saporita. E andiamo a chiudere la ventricella su se stessa e la andiamo
a fermare con degli stuzzicadenti. Una volta, diciamo, le massaie e le nonne di una volta usavano addirittura il filo da cucito per poter legare queste ventricelle. Le rotolavano proprio, sì, come si suol dire. Sì. Per ovvi motivi noi non possiamo utilizzare il oltretutto ci si esce pazzi poi per anche questioni di igiene. Invece lo stuzzicadente li richiudiamo, sì, li richiudiamo e li, diciamo, blocchiamo in modo che la farcia rimanga all'interno. Tenete conto che la ventricella è un prodotto molto delicato, perché essendo una parte grassa tende a sciogliersi, quindi vorrà una cottura molto veloce. Allora noi che cosa facciamo? Magari facciamo un battuto di cipolla con dell'olio, come si dice, stordiamo nell'olio, quindi si dà una piccola soffritta, dopodiché si gira su se stessa e si aggiungono dei pomodorini e si fa andare una cottura veloce di circa 10 minuti scarsi, dopodiché si mettono da parte e possiamo fare sia mangiarle come secondo che fare un primo piatto con una pasta che ormai fa anche da padrona nelle ricette. Pasta famosissima ormai su tutte le tavole calabresi, è la stroncatura. Questa stroncatura, diciamo, che cosa ha di particolarità? Essendo trafilata al bronzo, ha una porosità che gli permette di trattenere il sugo sulla superficie. In più è una pasta fatta con dei grani particolari, sono dei grani magari più meno raffinati, e quindi ha tutta una sua particolarità e ha una sua acidità questa pasta, che la rende proprio particolare. Quindi fare questo sughetto e poi condire questa pasta è qualcosa di veramente eccezionale. Solo per veramente le persone che amano i gusti particolari, ma i gusti della nostra tradizione reggina. E veramente con questa ricetta penso che abbiamo dato il top, perché sono gustosissime e io veramente non le avevo mai mangiate, però poi le ho cucinate prendendole da te, Tonino, e devo dire che veramente sono stata anch'io presa dal gusto e dal sapore, che a volte con uno nulla, con gli scarti, come d'altronde anche la struncatura era una pasta, diciamo, una volta che veniva adoperata era data all'ultimo agli animali, però invece adesso è diventato il piatto della nostra tradizione calabrese. Bene, e noi ringraziamo Tonino per averci ospitato con le nostre telecamere e aver reso possibile il fatto di poter cucinare per la prima volta in un'attività commerciale con i nostri fornelli di Piacere e Sapori, aver fatto vedere una cottura, una ricetta di una tradizione molto free, trasversale, lo stock arrostito, che per questioni di tempistica abbiamo fatto arrostire prima i peperoni, preparati il salmorio, quindi una ricetta che si può fare molto velocemente, ma non solo, ci ha dato anche l'idea di come cucinare la ghiotta e ancora le ventricelle, che devo dire che se li preparate ai vostri mariti, ai vostri nonni, farete veramente una bella figura. Bene Tonino, non rimane altro quindi che fare gli auguri ai nostri amici telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Noi facciamo un augurio di pace e serenità per questo Natale, sia ai nostri clienti che ai telespettatori che ci hanno seguito e niente, volevo ricordare che noi ci potete trovare sia a San Brunello, nel nostro punto vendita nuovo, che in via Sbarre Centrali, dove lì abbiamo anche i prodotti surgelati, tutto quello che riguarda i prodotti ittici surgelati, e poi sì, ci trovate anche nei mercati rionali, quello del martedì a Pellaro, il venerdì al Piazzale Botteghelle e il sabato a Gallico.